regalo a Giorgio Strehler, ce lo porto personalmente, eh? Un bel Pandoro in oro massiccio, lo metto qui pronto che ce lo porto io, non mi fregano mica. Eccolo qua, ce l'ho qui. Ah, porca vacca, sei scemo! Sì, io ho sempre stimato Babbo Natale. Tutti gli anni lo aspetto e lo prendo a calci. Sono sempre trovato bene, anche lui ci tiene. L'anno scorso mi ha fatto avere come regalo la delega per ritirare la pensione a mia nonna. È inutile che vada lei a riscuoterla quando poi tutte le volte le salto in casa e gliela rubo. Tanto vale incassare io direttamente. Sì. Allora, per sdebitarmi con Papà Natale, le ho tramortito una renna a Badilate. L'ho sezionata e ne ho mangiato un pezzo. Lui è uscito da una consegna e, vedendo una delle sue bestie in quelle condizioni lì, è rimasto un po' deluso e voleva piantar lì di smistare. Allora ho tirato su un tombino, ho scaraventato dentro la carcassa dell'animale. Le altre renne hanno applaudito. Babbo Natale mi ha ringraziato e ha voluto a tutti i costi lasciarmi giù il suo unico rene. A quel punto lì mi sono commosso e le ho prelevato mezza sacca di sangue. E siamo andati a posto così. Quest'anno vedo che è stato di parola e, come promesso, mi ha lasciato sotto l'albero un fusto radioattivo di scorie. Sì, è materiale sano. Io lo tengo con calma, poi lo apro e il contenuto lo spargo per Milano. Per il prossimo anno, per le festività, gli ho già scritto una letterina. Se mi esaudisse, un altro desiderio: farmi assumere in comune come autista di scuola bus. Sì. Poi, una volta che ho in mano l'automezzo, è un attimo ribaltarmi in un canale a pieno carico. Sì. Qualcuno si salverà, altri no. Anch'io più di tanto non posso, eh. Una cosa, Milano, vieni Milano, cioè. Adesso ragiona, Milano, eh? Tu ti rendi conto, con quelle cose che vai dicendo, eh? Dirti cattivo è un complimento. Sì, ma allora se vuoi farmi anche tu un regalo, chiamami Sciacallo.